Water Canal, ultimo volto di una Dubai in continua evoluzione. Tutto qui sembra possibile, anche costruire in due anni un canale che trasformi il cuore della città in un'isola. As you say in Italian, bellissimo. Dai costumi, alle luci, alla storia, alla scenografia, tutto era firmato italiano. Luca Sani è il general manager di Prodea, un'azienda italiana che organizza grandi eventi. Con la crisi, anche loro hanno iniziato a guardare sempre di più verso l'estero. Così Dubai è diventata per questa azienda terra di affari. È loro la firma della cerimonia d'apertura di quest'opera. In passato eravamo avventurieri, eravamo pionieri. Adesso in realtà iniziano ad arrivare un po' più italiani perché con la crisi lavorativa che c'è in Italia si cerca le opportunità all'estero. E gli italiani come sono visti in genere qui? Sono visti molto molto bene. Per ora non abbiamo ancora fatto grandi danni e quindi siamo visti molto bene. Dubai, con le sue continue trasformazioni, è ormai da anni una delle mete più ambite dagli italiani che sfuggono alla crisi e cercano fortuna all'estero. Qui ci sono più di 8.000 nostri connazionali e 600 aziende tricolore registrate. E sono qui da 15 anni, io venni qua quando i miei, come si dicono, i miei compaesani, maremmani, mi dicevano Dubai, dove vai? Non esiste la parola tassa, quindi una volta pagati gli oneri governativi che sono la licenza, lo sponsor, l'ufficio, l'elettricità e quelle quattro cose, poi tutto il resto viene in tasca e si gonfia nella tasca, nella tasca dell'imprenditore, non nella tasca del governo. Ero una semplice centralinista a Milano, non avrei mai immaginato di diventare business development manager a soli 26 anni. Io in Italia facevo fatica come consulente, qui invece posso definirmi un imprenditore. In quanto si vive mediamente bene qui a Dubai? Sono dipendenti di grandi aziende che prendono facilmente stipendi da 10-15 mila euro al mese, 20 mila euro al mese e che possono non bastare perché automaticamente inizi ad aumentare il tuo tenore di vita facendo diventare quasi di lusso. Ci sono altre persone che con uno stipendio di 10-15 mila dirham al mese, quindi pari a 2.500-3.000 euro al mese, vivono comunque abbastanza bene. Qui convivono aziende che producono latte di cammello a fianco di imprese del divertimento tecnologico o a industrie legate al lusso. Abbiamo bottiglie che arrivano a costare fino a 600.000 dirham, che sono quasi 200.000 euro. È un mix di vitalità e possibilità ad attirare anche i giovani. Quando parlo con amici della mia età che hanno startup o che provano a fare imprese in Italia, mi raccontano cose che sinceramente non mi fanno venire voglia di tornare. Non ti svegli la mattina pensando che verrai perseguitato perché vuoi fare impresa, anzi sei nell'ottica che comunque il governo è dalla tua parte, prova a tutelare gli investitori, prova a tutelare quelle persone che alla fine creano ricchezza e posti di lavoro. Mi sento ricco sinceramente perché so che se facessi lo stesso lavoro che faccio qua in Italia probabilmente il mio salario sarebbe la metà, per cui sì, mi sento ricco.